Ciao a tutti ragazzi e bentrovati con un nuovo cast, io sono Black Force e oggi vi porto un altro PvT, mi sto proprio focussando sui PvT e questa volta non è un mio PvT ma è bensì di Siemstorm Poult preso dal YM di Colonia contro Rain e qui siamo alle battute finali dello YM di Colonia, questa mi sembra era una semifinale e vediamo un po' cosa Poult farà. Contro il Protoss e magari se farà qualcosa di diverso dalla mia build e build che io ho copiato a Jakigi mi sembra giocata di Jakigi però è vero ora che mi ricordo se la build di Poult la variante la Siemstorm di Poult e anche lui fa seguire la prima caserma con altre due, quindi probabilmente vedremo un metagame come quello di prima. Questo è ovvio perché ormai il metagame è quello, però dico proprio una giocata uguale. Qui attenzione, c'è una presa strana dei gas da parte di Rain e non ho ben capito questa giocata di prendere un gas con tre sonde e un gas solo con una sonda. Qui c'è una schifata sicuramente in arrivo, due gas, forse, vediamo, perché qui ci potrebbe essere una giocata bellissima di Rain, a mio parere. Vede, arriva Storm, vede, arriva Poult, io lo chiamo sempre Storm, Poult, perché, vabbè. Arriva, vede, due sonde su tre, ne ha messa dentro un altro adesso e qui c'ha sempre tre sonde su tre. Vediamo se Poult si è reso conto di questa cosa, va comunque ad expare. E qui io pensavo che il nostro caro amico Rain volesse fare una finta a Poult facendogli vedere di aver preso tutti e due le raffinerie, ma magari minandole con meno sonde. Per far credere che stia andando per un exp, cosa che sta realmente facendo, quindi va per un exp, quindi tre sonde più una sonda nei due geyser di Vespene, credo sia una giocata più o meno uguale alle due sonde su due geyser di Vespene, probabilmente così si ha più gas, non lo so, perché sicuramente si ha meno minerale perché si è speso per avere una raffineria, però penso che l'income di Vespene sia uguale, perché qui arriva una sonda, aveva una sonda, mi sembra che sia proprio uguale l'income, quindi giocata strana direi, non l'ho ben capita, comunque ha fatto exp e mothership core per stare più safe possibile, quei minerali sono stati spesi un po' a uffa per avere quel No, fermiamo un attimo, devo un attimino pensare a questa cosa, perché? Poi andiamo a vedere un attimo cosa sta facendo Poult. Poult ha fatto la caserma e poi altre due caserme, una col Teslab, build standard, super standard per lui, bella la posizione dei Marine per prendere il Mothership Core in anticipo, e comunque, mettere due sonde su tre o tre sonde e una sonda su tre è la stessa cosa. Perché? Allora, la questione dei minerali che ho detto prima è una cazzata perché l'assimilatore lo prendi sia con una sonda su 3 che due sonde su 3. Però adesso sto pensando, quando si va a saturare una raffineria si satura con 3 lavoratori su 3, che ti danno quindi una resa maggiore di due lavoratori su 3. Però non so se vale lo stesso concetto che vale per i minerali, ovvero che ovvero che due lavoratori sul minerale in proporzione ti danno più di tre lavoratori sul minerale, ovvero tre lavoratori sul minerale è ovvio che ti diano di più, però due lavoratori ti danno più income in proporzione, cioè la cosa migliore da fare è avere due blocchi di minerale con due lavoratori per ciascun minerale, quindi questa giocata gli dà meno gas rispetto a due sonde su tre.
Spero che non sia stato un errore di rain, perché mi sto cervellando per capire questa cosa, ma se noi teniamo 3 sonde su 3, vuol dire che è come per i, se è come per i minerali, credo sia così, una sonda deve aspettare che l'altra ritorni, quindi in quel momento non sta lavorando. Mentre di qua le due sonde lavorano a pieno ritmo. La sonda lavora a pieno ritmo. Però 3 sonde su 3 raccolgono meno di 2 sonde su 3. In due giacimenti di Vespene. Non so, questa cosa mi ha un attimo affascinato, devo dire. Perché provate voi a darmi una risposta, magari poi ci ripenso e ci penso così per non far durare il video di mille ore e magari vi dico la risposta nel prossimo video, magari me la date voi, ecco. Qui vediamo che appunto Polt cerca di sfruttare al meglio il proprio Reaper per andare a scoutare la base del suo avversario, vediamo Polt cosa ha scoutato tutta la base, vede la forgia, vede tutto e vede quindi che il proto sta facendo l'upgrade per la difesa, cioè vede che sta facendo l'upgrade, immagino sia per la difesa, vedo sempre i proto fare l'upgrade per la difesa prima di quello dell'attacco. Ora va a saturare tutte e due le raffinerie con 3 sonde su 3 per togliersi qualsiasi dubbio e intanto qui bella, ecco, questa è la variante, credo. Sì, esatto, sì. Vedete, dopo le tre caserme, Polt va a prendersi subito un'altra espansione, molto 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 presto, vedete, questa espansione è stata messa giù 30 secondi fa, quindi a 7 minuti e 30 circa. Poi mette giù la fabbrica, prima mette giù la fabbrica, espansione, fabbrica, espansione, fabbrica, officina bellica, espansione. Poi subito lo starport, reattore per lo switch, e questa è una giocata veramente molto macro oriented per Polt, molto macro oriented per lui, con questo terzo centro di comando che scende prima delle tempistiche normali. Qui il Protoss se lo sgama e gli fa un all-in, non c'è modo per Polt di reggerlo. Guardate qui le poche unità che ha Polt, e sono probabilmente, ecco, sotto anche di upgrade, perché l'upgrade per il più uno per l'attacco è stato messo in ricerca soltanto ora. Scendono altre due caserme. Switch, produzione di medivac, diamo gli upgrade, ha ricercato soltanto lo steampack per il momento. E in più queste unità sono più marine che marauder. Quindi vediamo, ecco, c'è giù la fabbrica robot, laboratorio robotico, produzione di colossi, un colosso più il più uno per la difesa, più il blink e ricerca, push frontale, non lo reggi con queste poche unità, anche se fai 3000 bunker. Forse riparando perdei però degli SCV, quindi più o meno la situazione com'è così. Poi il Protoss ti va ad expire, quindi è un macello. Fabbrica usata da scout, ottimo, questa è una cosa che non ho fatto. E ricerca lo scudo prima delle granate concussive. Lo scudo è importante perché ti dà più 10 alla vita, quindi una stimpaccata in più praticamente. Qui scan per tirare giù l'observer sarebbe un bel colpo, io prima nella mia partita l'ho fatto, avevo beccato un observer che girondolava nella mia base, scan e tirato giù. E qui observer messo bene in posizione dal TOS per vedere se arriva un drop. Se arriva un drop, e qui le unità del proto sono nettamente superiori a quelle del Terran che sta aspettando le Viking, un altro gruppettino di unità. Ci sono 4 Viking che sono tante, devo dire. Questi Stalker che hanno il più uno per la difesa e il Blink, sta andando anche giù il più uno per l'attacco. Terza base completata in Orbital Command, come ho cercato di fare io prima. Un Marine messo qui per vedere quando prende la terza base e un altro messo qui per vedere quando prende la terza base il Protoss. Ottima, ottima, veramente ottima giocata. Gruppettino di unità che vanno a pulire la Torex Elnaga, non può ingaggiare frontalmente il Terran assolutamente, perde decisamente l'ingaggio se lo fa,
Salva le medie, va col boost, ottima giocata di tutti e due i giocatori, molto offensiva quella di Rain, però ora Rain sta andando verso la base del suo avversario, non ci sono bunker e qui io prevedo molti molti dolori. Pilone messo giù dal Protoss per continuare il push, va direttamente in terza base e questa base è persa. Questa base non c'è modo di salvarla, la base deve essere tirata su, perde tutti gli SCV che mi sembra fossero 3, 4, 5, 6, 7, quindi c'erano una decina di SCV. Una decina di SCV morti, sono uscite le prime Viking, sono tante, sono 3, 4, 5, 6 Viking, vediamo bello lo scudo da parte del Protoss, che ora ha finito anche il piuno per l'attacco, il Terran non ha finito ancora il piuno per la difesa, le caserme sono a pieno pompaggio di Marauder, degli SCV sono stati tolti dalla seconda linea mineraria e costretti ad essere usati da tank, Optimus Force Field, non ha visione a visione della parte superiore grazie agli zeloti che vanno su e quindi può far valere la forza delle sue unità, colossi tirati giù ottimamente dalle Viking, poi sono state perse, però hanno fatto il loro lavoro, colosso perso in malo modo, qui sarebbe dovuto scappare, credo e basta, e qui la situazione non so, sarà più o meno pari credo, perché andiamo a vedere le entrate, no, pari niente, è nettamente avanti il Protoss, pari penso con i muli, ecco. La terza base è stata persa da parte del Terran, grave perdita quella, e più ha perso tutti gli SCV della seconda linea mineraria. Il Protoss però ha perso tutto l'esercito, ora il Terran ha un buon manipolo di Marine Marauder, col più uno per l'attacco e la difesa, stessa cosa per il Protoss. Ora si può far valere il Terran con queste unità, magari anche andando a droppare, ecco, i colossi non si fanno in un attimo, ci vogliono comunque il loro tempo, quei 75 secondi, sono preziosissimi per il Terran per poterlo attaccare, due colossi non li può reggere il Terran senza Viking, cosa che non sta neanche producendo. Deve tornare a fare SCV come un malato il Terran per saturare le sue linee minerarie, ma ora è sotto praticamente di una base rispetto al Protoss, è vero, ora se l'è andata a rifullare con la base, però ha subito gravi perdite di SCV. Medieval che cercano di droppare, ma probabilmente non so se ha visto questo observer, aveva paura degli stalker, comunque ci sono dei piloni proxati ovunque per avere map control, guardate il map control dei giocatori che è veramente una cosa assurda. Observer, quindi il Protoss sa dell'arrivo del drop, il Terran deve essere bravo a non droppare e pushare allo stesso tempo. Medieval che vanno giù, esatto, una medieval che è stata tirata giù, è riuscito a droppare delle unità, bellissimo il drop in movimento che praticamente gli ha salvato il drop al giocatore Terran, Force Field che impediscono più agli zeloti di far danno che alle unità del Terran, che comunque sono range ed essi arrivano, Marauder che sono ottimi contro i colossi, torna a fare Viking il Terran, non le ha fatte finché non aveva la certezza che il Protoss non stesse facendo ancora colossi, perché normalmente dopo colossi io consiglio lo switch ad HT, dato che il nostro avversario farà Viking, gli saranno inutili. E quel Vespene lo userà per far Viking e non per fare Ghost. Quindi non avrà Medivac, avrà i Marauder, ecco, quelli se li avrà, però avrà Marine che verranno sciolti dalle Storm e perderà la partita. Mentre qui vediamo uscire le tre Viking, drop con 4. 4 Medivac che però saranno scoutate da questo pilone e poi vabbè, questo pilone in base, qui c'era un observer, non so se l'ha distrutto oppure l'ha ritirato il giocatore Protoss che ora sta andando a fare le storm, pilone tirato giù dal terra, vi scoutano, hanno continuato il drop, almeno che non vogliate anche pushare davanti, qui il Terra voleva pushare ma il suo intento principale era quello di fare un bel drop, ora sa che le unità del Protoss sono fuori posizione, probabilmente tenterà un attacco a tenaglia, ecco esatto. Prende il Protoss da due parti, Protoss che va a buttare giù la sua terza espansione, Terran che non lo fa, sta giocando su due basi, Protoss che sta ricercando il più 3 per la difesa, più 2 per la difesa, scusate. Ingaggio, ottimo ingaggio qui da parte del Terran, riesce a spezzare l'esercito del Protoss in due fronti. Guardate qui i colossi, non riescono a massimizzare il loro danno perché sono divisi. E le Viking sono capitate sfortunatamente dal lato dove c'era un colosso in meno, dall'altra parte magari avrebbero potuto fare più danni. Riesce comunque a salvare i colossi il giocatore Tosso, a tirare giù tutte le Viking malmicrate dal giocatore Terran. Ora è sotto di supply il Terran, ha perso praticamente la partita qui il Terran.
perché sono rimasti in piedi tutti i colossi dall'altra parte, che sono ben quattro colossi, e inoltre ha una base in più il suo avversario. Quindi non penso che il giocatore Terran qui possa fare granché. Cerca di fare un altro drop, arriva un observer che non scouta questo drop. Non ci sono proxy pylon, non c'è niente, c'è un observer però che si va a posizionare in quella zona, vedete? Il Protoss non vuole assolutamente subire un drop in questo momento perché gli potrebbe fare seriamente dei danni, non tanto in prima base, almeno che non vada su piloni, ma comunque affrontare un esercito Terran posizionato dopo un drop non è mai una bella cosa. Qui ci sono degli HT e Zeloti comunque che presiedono questa zona di drop. HT, feedback, non riesce a tirare giù le medivac. Ingaggio centromappa e il Protoss qui è nettamente superiore. Sto aspettando praticamente il GG del Terran, che non può veramente fare più niente. Ha fatto la sua terza base, che andrà giù adesso, l'ha subito fullata di SCV, addirittura in questo momento dovrebbe avere una quarta, se no, in costruzione una quinta praticamente, perché la seconda gli si sta esaurendo. Il Protoss ha il vantaggio delle basi. Qui ha sbagliato la micro il giocatore Terran, non ha salvato le sue unità. Il Protoss gli è andato sopra di upgrade. Le Viking sono ancora 0-0, credo, sì, esattamente, più uno per la bio, che non è continuato a fare upgrade. Qui il Protoss decide di pushare 3, 4, 5, 6 colossi. Qui addirittura c'era stato un problema, partita interrotta. Penso che dia un danno assurdo ai giocatori quando gli interrompono le partite così. Mi dà fastidio a me quando mi chiedono la pausa. Pensate a loro, chiedo sempre perché sono un sir. Pensate a loro quanto dà fastidio così. Ottima splittata del Terran, che cerca di prendere più stone possibili con meno unità, e dopo lo split aiuta anche contro i colossi, ma qui non c'è stato niente da fare. Bella partita comunque, giocata bene anche dal Protoss, che comunque non ha fatto grandi cose, ripeto. Ha pushato quando è stato il momento giusto, quello sì. Il Terran ha giocato un attimino greedy e quindi è stato punito. Qui Polt ha meritato di perdere la partita per quella giocata greedy. Il Toss è stato bravo a scoutarlo e andarlo a punire. Un bel GG a Rain in questo caso, un bel Jellycat a tutti voi che mi seguite, e vi ringrazio per la visione. C'è quel problema delle raffinerie, credo di aver risolto, credo che così si raccolga più gas rispetto a 2-2, quindi mi sono tolto questo dubbio, penso si raccolga più gas. Lo testimonia il fatto che va subito a farsi il più 1, quindi si raccoglie più gas, credo. Datemi la conferma, vi prego, perché è un dubbio, non vado a dormire la notte. E noi ci vediamo con il prossimo cast. Ringrazio i miei collaboratori di YouTube, ragazzi dell'Academy. Vi ricordo che se volete che vi casti una vostra partita, io lo faccio. Chiedete info tramite messaggio privato sotto i video, non è importante. E, grazie per la visione. Noi ci vediamo con il prossimo cast. Ciao a tutti, ragazzi.